prima. Ancora 2 minuti. E ricordati che devi andare a cantare. Ok. Va bene. Oh, c'è mio nonno, devo andare a cantare al coro. Ok. Un altro giorno possiamo vederci. Sì. Ok, ciao. Dai, che nonno è stanco. Chi lo dici? Anch'io sono stanco. Sono vecchio io. Ecco perché sono stanco. Tu sei stanca? Perché hai giocato. Comunque adesso ci riposiamo un po'. E poi andiamo. Guarda che bella panchina abbiamo trovato. Oh! Sediamo e ci riposiamo. Grande, sì, però la vedi grande adesso tu, ma una volta era piccola, piccola piccola, la chiamavano la Cesetta. La Cesetta vuol dire la chiesetta. Chiesetta? Nonno, è un po' più grande di una chiesetta. Nonno, chissà quanti anni ci sono voluti per fare questa chiesetta. Beh, se proprio lo vuoi sapere, io ti racconto la storia, tutta la storia. La prima pietra viene posta nel 1925, ma il completamento avvenne negli anni 40. Sai, c'erano pochi soldi, ma non solo per questo, ma anche perché il lavoro veniva eseguito in maniera del tutto diversa da quello di oggi, ed è per questo che ci è voluto tanto tempo. Vedi alle mie spalle, non c'erano quei palazzi, ma era un'immensa distesa di campagna. Mi ricordo ancora. Che fatica! Non c'erano mica i mezzi meccanici di oggi, sai, e tutto si faceva rigorosamente a mano. Pensa che lo scavo, dove poi doveva nascere la chiesa... Lo scavo? Sì, insomma, il buco dove fare le fondazioni della chiesa. E tu pensa che per portare via la terra di questo buco veniva caricata nei secchi e poi essere scaricata nel mezzo di trasporto, trainato dal cavallo. Col cavallo. Sì, col cavallo, che trainava il carro che in piemontese si chiamava al tumbarello. Per questo lavoro venivano impiegato 6 o 8 persone che ci mettevano circa 20 giorni, mentre oggi basta un solo giorno. E poi tanti, proprio tanti volontari di Venaria hanno partecipato con tanto entusiasmo, impiegando il proprio tempo libero e senza prendere una lira. E facevano di tutto. Chi faceva lo scavatore, chi il carpentiere, il ferraiolo, il pavimentatore, insomma tutti facevano qualcosa. Nonno, ma allora c'era anche un prete, chissà quanti anni ha. E c'era, sì, si chiamava Don Tonus, il prevosto. Purtroppo non c'è più. Anche lui ha partecipato attivamente alla costruzione della chiesa. Lo ricordo, parlava con tutti, ascoltava tutti e si faceva capire da tutti, ma allo stesso tempo ci teneva tutti a bada, cioè si faceva rispettare. E questo era il bello di questo prete, anche perché noi maschietti eravamo un po' discoli, come si diceva all'epoca in dialetto piemontese, eravamo un po' farinelli. Solo agli inizi degli anni 50 si poté finire. Nel 1946 il cardinale di Torino, Maurilio Fossati, elevò la chiesa di San Francesco d'Assisi a parrocchia. Nel 54, se ricordo bene, dato che i fedeli aumentavano, vennero ampliate la casa parrocchiale e l'oratorio. E l'oratorio, quello sì che era il ritrovo di tutti noi. Vedi lì davanti a te, si giocava a calcio. Mi sembra di vederci ancora coi calzoni corti, spesso rattoppati. Ma l'importante era stare assieme. Quante belle partite sul campo. Una ne ricordo in particolare quando sono stato costretto a sostituire Alberto in porta. Mamma mia che giornata nera. Perso 5-0. Ti confesso che quel giorno pianto. Dunque, c'eravamo io, Giorgio, Alberto.
Andrea, Alberto. Nonno, ma sempre ragazzini. E di bambine non ce n'erano. Certo, c'erano ragazzi e signorine. E ti dirò di più. Le signorine erano tante. E di tutte si curava Suor Modestina, una persona unica. Anche lei, non solo modesta, umile oltretutto. Era anche la direttrice del coro della parrocchia. Ma nonno, c'era solo la parrocchia. E la televisione? La televisione? La TV non esisteva ancora. E ti dirò, non c'era neanche l'Isola dei Famosi, così come non c'erano ancora gli amici della De Filippi. Gli amici eravamo noi. Però lì sotto, la chiesa, c'era il cinema e il teatro. E quanti pomeriggi di domenica passati in compagnia di tutti noi ragazzi di Venaria. E di tutte queste belle giornate trascorse in allegria, dobbiamo dire grazie ai vari Don Tonus, alle varie Suor Modestina che hanno avuto il merito di tener lontano dalla strada, dai pericoli e dalle insidie varie i ragazzi di quell'epoca. Ma se eravate così tanti, li vedi ancora? Beh, non tutti, ma qualcuno sì. Sai, mi è piaciuto molto non esserci a quella festa che domenica scorsa alcuni amici hanno organizzato proprio per rincontrarci e riabbracciarci. Wow, che storia! Oh, ma io devo andare in chiesa a cantare! È vero! Andiamo! Che ne dici? Abbiamo trascorso un bel pomeriggio, no? Sì, nonno, ma mi dice come fai a sapere tante cose? Anzitutto perché ho 80 anni, che non sono poche. E poi sono sicuro che anche tu vedrai tante cose, più di quanto io ne abbia viste. Magari. Sai, nonno, è bello stare con te. Terza. Adesso sì, fai la faccia stupita. Di più. Ti va bene, amore, di più, così. Apri un po' la bocca. Oh. Non la faccio da scemotta. Dai.